Buonasera a tutti, sono Donatella Solda, direttore di Future Education Modena. Questo di oggi è uno dei nostri webinar a supporto delle attività didattiche che si stanno svolgendo in questo periodo di isolamento. Come alcuni di voi sapranno, se hanno seguito gli altri nostri, le nostre altre occasioni di condivisione, insomma, di contenuti online, pubblicati sui nostri siti o spiegati, insomma, approfonditi durante queste sessioni online, si tratta di argomenti che affrontano o delle questioni metodologiche che vanno appunto dalla progettazione di lezioni, dalla valutazione dei compiti autentici, della valutazione in generale, in queste occasioni di educazione a distanza, o la progettazione di lezioni brain-based, cioè che applicano dei principi delle neuroscienze e della pedagogia, insomma, i più moderni applicati alla progettazione didattica in questo periodo, utili per questo periodo, oppure si tratta di temi di tipo disciplinare, quindi durante i quali approfondiamo dei temi di literacy e numeracy, quindi di comprensione del testo o di matematica, per esempio, sia facendo una panoramica sugli strumenti digitali o i contenuti online esistenti, oppure approfondiamo delle sfide didattiche, ossia delle esperienze che abbiamo noi prodotto e condiviso a partire dalle pagine online. Il tema di oggi è, diciamo, un misto, è sia di tipo metodologico, sia affronta delle sfide che appunto trovate sulle nostre pagine. E affronta un tema un po' particolare, ossia associa un programma di programmazione, un linguaggio di programmazione molto noto come Scratch, a una metodologia altrettanto nota, possiamo dirlo, che è appunto la flipped learning o in generale la metodologia che utilizza, insomma, questa diversa programmazione delle attività e di interazione con gli studenti. A parlarcene oggi ci sono Giordano Vignoli, che è il nostro educatore STEM, Daniela Di Donato e Laura Cesaro, che si occupano, sono sia docenti, sono molto note nella panorama, insomma, italiano e nazionale, fanno tanta formazione sui temi della progettazione innovativa, ma in specifico, con particolare attenzione oggi, si occuperanno di appunto delle metodologie di cui abbiamo discusso. Vi lascio la parola, vi auguro un buon lavoro e a tutti voi che ci seguite, grazie perché appunto ci seguite, continuate a farlo e utilizzate i nostri canali come la newsletter, che è lo strumento che più di altri riesce ad aggiornarvi quotidianamente quali sono i nuovi contenuti che pubblichiamo, i nostri canali social e utilizzate la mail se aveste delle richieste specifiche. Buona giornata e buon lavoro. Vai Giordano. Buonasera a tutti, mi ripresento, sono Giordano Vignoli, educatore STEM, sono un naturalista e specifico una cosa tecnica giusto prima di partire. Se dovete scrivere per problemi tecnici, di mandare un messaggio all'organizzatore e non ai relatori, poiché non, diciamo che è l'organizzatore che risolve i problemi tecnici. Le altre domande invece vengono fatte nelle question and answer nella fase finale, quindi vi chiediamo di utilizzare quella parte per le domande nella seconda parte del webinar. Intanto inizierei da Flipped Learning con Scratch. Quello che vedrete in questo webinar è questo, cioè parleremo di flipped learning, ce ne parlerà Daniela Di Donato, parleremo di compito autentico, ce ne parlerà Laura Cesaro e parleremo anche di Scratch e delle loro correlazioni. Andremo a vedere il perché abbiamo deciso di utilizzare questo strumento Scratch per sviluppare compiti autentici per non solo il flipped learning, ma in particolare per questa metodologia e questa strategia didattica. Lascio la parola direttamente a Daniela per la parte della classe capovolta. Grazie Giordano.
Allora, per come mai Flipped Learning e Scratch, insomma, sono stati messi insieme questi due, una cornice metodologica che è quella dell'apprendimento capovolto con uno strumento molto amato che è quello che ci aiuta, insomma, nel lavorare anche sul pensiero computazionale, ma anche sulla pianificazione, quindi su un principio di programmazione a blocchi che quindi ha avvicinato moltissimi studenti già da partire dalla scuola primaria, ma anche dalla scuola dell'infanzia, alla programmazione che ricorda insomma la programmazione informatica. Allora, intanto occorre dire una cosa, che proprio in questo momento in cui stiamo lavorando tutti a distanza come insegnanti, il flipped learning appare una cornice ancora molto valida, perché ci consente di anticipare, quindi la fase di anticipazione dei materiali che è tipica di questa metodologia didattica, può essere fatta proprio nella fase asincrona dell'attività. Tutto ciò che facciamo con i nostri studenti, ma non in contemporaneità, come sta invece per esempio succedendo adesso, che siamo noi da una parte dello schermo, io dalla parte dello schermo e anche voi dalla parte dello schermo, ma insieme, in compresenza, è una fase di attività che chiameremmo sincrona. Mentre se io avessi dovuto inviarvi dei materiali di preparazione a questo incontro e voi li avreste dovuti guardare da soli in autonomia e li avreste dovuti appunto studiare, navigare, conoscere, evidentemente quella parte sarebbe stata una parte di didattica asincrona, dove non eravamo contemporaneamente a lavorare sulle stesse attività, sugli stessi materiali. Quindi qui si tratta da una parte di proporre agli studenti una modalità in cui c'è un'anticipazione dei materiali. Questa anticipazione avverrà grazie a una serie di risorse che sono state predisposte, che aiuteranno gli insegnanti e quindi di conseguenza anche gli studenti a sapere esattamente come organizzare il percorso proprio attraverso la programmazione con Scratch. E dall'altra invece è un'attività che può essere svolta anche in modalità sincrona, quindi insieme e insieme può voler dire con la classe oppure a piccoli gruppi oppure anche in modalità individuale. Diciamo c'è una certa flessibilità di questo percorso che consente anche di fare personalizzazione dei percorsi di apprendimento. Si può passare alla. Aspetta, aspetta, prima di passare alla slide successiva, vi faccio notare solamente quell'immagine che vedete nella slide, che è il poster della classe capovolta francese, che un po' ci racconta in maniera molto sintetica due modelli di apprendimento, due cornici metodologiche, che sono quella della classe tradizionale, che vedete nella parte superiore, dove lo studente è da solo ed ha un unico materiale attraverso il quale poter apprendere e passa tutto il suo tempo con quello stesso materiale, uscendone però un po', diciamo, sconfitto, un po' non proprio entusiasta, e poi invece un momento che è appunto la classe inversée in francese, in cui lo studente parte anche da una sua esplorazione personale, e questa sarebbe appunto la fase di anticipazione nella didattica capovolta, però poi c'è la fase del confronto con i compagni, anche a distanza questo è possibile, la fase del confronto con l'insegnante e infine finalmente la sfida, cioè l'elemento del compito autentico che si traduce in immagine con questa produzione, forse si vede un po' piccolo, ma c'è un razzo, diciamo, che viene fatto partire, spero non dentro l'aula, ma insomma un razzo che parte e che rappresenta un po' il prodotto finito a cui tutti in un momento o nell'altro hanno collaborato. E come vedete, l'uscita dal percorso d'apprendimento dello studente è di tutt'altro tipo rispetto a quella che troviamo sopra. Ecco, l'idea della sfida collegata a un compito autentico e a una cornice metodologica come quella della classe capovolta è quella un po' di rinforzare il sentimento, diciamo, di autoefficacia dello studente, renderlo veramente protagonista di questa attività e consentirgli anche di fare qualcosa di personalizzato, di molto personale. Ok, Giordano, puoi passare. Allora, questa piramide che vedete rappresenta gli obiettivi della tassonomia di Bloom. Come vedete, ci sono alla base della piramide quelli che dovrebbero essere ritenute le abilità più semplici da conquistare, quelle che sono più accessibili in un tempo sicuramente ridotto, mentre man mano che si sale ci sono abilità più complesse. Allora, che cosa succede normalmente nella nostra attività? Nella didattica tradizionale, il modello vi ricordate della classe inversée, però quello superiore con lo studente che esce un po' triste, succede che a scuola ci si concentra moltissimo sulle prime due, i primi due gradini di questa piramide, cioè sul riconoscere e ricordare fatti e sulla loro comprensione, che però in realtà, secondo Bloom, e non solo secondo Bloom, sono le due fasi dell'apprendimento meno complesse, quelle che richiedono anche
una quantità ridotta di risorse e anche di aiuto da parte dell'insegnante, mentre le abilità più complesse sono quelle che partono dall'applicazione e di solito purtroppo queste parti vengono delegate ad un lavoro che viene fatto in maniera individuale e spesso a casa, cioè sono i tradizionali compiti applicativi, gli esercizi, le attività da fare. Nel flipped learning accade esattamente il contrario, cioè la parte più semplice viene trattata attraverso dei video che in questo percorso possono essere rappresentati anche dai video tutorial che verranno forniti come risorse, mentre in realtà la parte più complessa è quella che fanno lo studente insieme all'insegnante, ma anche insieme ai suoi compagni, cioè la parte che riguarda la valutazione, la capacità di analizzare le parti di un tutto, la capacità di applicare regole, idee, fatti in maniera personale e poi l'ultimo elemento, cioè quello della creazione di qualcosa di originale e di personale. E noi si è cercato di mettere insieme tutti questi passaggi, quindi tenendo ben presente quale fosse la cornice metodologica, utilizzando però in particolare Scratch, proprio perché i modelli che si trovano all'interno di Scratch e che consentono quindi la programmazione a blocchi di percorsi, di attività, di azioni che i protagonisti, gli sprite, devono realizzare, possono in qualche modo esemplificare proprio le fasi di questa tassonomia. Quindi possono anche aiutarci come dire, a comporre un compito autentico e poi a farlo realizzare ai nostri studenti. Però vediamo adesso con Laura, credo, che cos'è veramente un compito autentico. Laura, prego. Eccoci qua, grazie Daniela. Allora, un compito autentico, perché? Perché, come ci diceva Daniela prima, tra l'altro le due fasi principali che stanno alla base della piramide di Bloom sono anche forse le più noiose. Noi abbiamo invece bisogno di motivare i ragazzi a portarsi a casa anche questi obiettivi di apprendimento. E parlare di compito autentico significa pensare in termini di comprensione profonda. Allora, perché noi abbiamo pensato al compito autentico? Perché credo che a tutti sia successo che abbiamo preparato delle attività, un percorso significativo, importante, bellissimo, ci è piaciuto un sacco, i bambini erano, i ragazzi erano contentissimi, entusiasti, ma quando poi andavamo a chiedere, ma alla fine che cosa ci è rimasto, che cosa vi ricordate, che cosa avete imparato da questa cosa, emergono più spesso le emozioni, i sentimenti, quello che loro hanno provato rispetto a quello che loro hanno imparato. Quindi ci manca un po' la dimensione della persistenza nel tempo. Allora, come possiamo fare? Possiamo pensare a costruire un compito autentico e in questo noi adesso faremo una cosa anche molto, molto veloce perché il focus è su come realizzarlo il compito autentico e questo come realizzarlo sarà appunto utilizzando Scratch. Però per approfondirlo io vi invito a cercare i webinar che hanno fatto Daniela Di Donato, Anna Di Pace, Beatrice Aimi anche sulla valutazione che ci possono aiutare ad approfondire anche tematiche che sono molto connesse con quello di cui stiamo parlando adesso. Allora, perché ve lo dico? Perché ci si appoggia un po' sulla progettazione a ritroso che hanno teorizzato Wiggins e McTighe, di cui abbiamo un velocissimo accenno sulla slide successiva, che ci dice quando noi partiamo a pensare, a progettare delle attività, partiamo dalle evidenze di apprendimento, dalle prestazioni che noi ci aspettiamo dai nostri studenti. Quindi, prima di pianificare le attività da fare in classe, dobbiamo cercare di capire in modo operativo quali sono gli obiettivi e le competenze che noi vogliamo raggiungere con i nostri studenti, chiedendoci appunto quali sono i risultati desiderati, quindi che cosa gli studenti dovrebbero essere in grado di sapere, di capire, di fare alla fine del nostro percorso, che cosa è che veramente vale la pena di essere conosciuto in profondità. Quali sono le comprensioni solide e durevoli che noi vogliamo che loro acquisiscano? Il secondo passaggio è determinare allora quali sono le evidenze che loro ci dovranno dare, per cui definire quali sono gli standard della padronanza degli studenti. E il terzo passaggio, poi solo alla fine, poi pianificare le esperienze di istruzione, quindi quali attività noi pensiamo di far
con loro, di fare con loro, quali saranno gli strumenti che noi dobbiamo mettere in campo alla luce degli scopi che ci siamo prefissi. Quindi, mi piaceva questa battuta, questa vignetta in cui c'è Charlie Brown che dice: ho insegnato a Snoopy a fischiare, e gli rispondono: io non l'ho sentito fischiare. E Charlie Brown risponde: io ho detto che gliel'ho insegnato, mica che l'ha imparato. Allora Wiggins ci dice: noi siamo un po' egocentrici come insegnanti quando parliamo, diciamo, abbiamo finito il programma, che poi tra l'altro Daniela e tanti altri dicono non esiste più. Ecco. Allora, il fatto che noi abbiamo parlato di un argomento, abbiamo letto dei testi con loro, li abbiamo magari anche fatto qualche domandina così, ma non ci garantisce che loro l'abbiano ritenuta, abbiano una persistenza nel tempo dei contenuti che noi vorremmo che loro apprendessero. Allora ci dicono Wiggins e McTighe: costruiamo un compito autentico. Come facciamo? Usiamo una serie di passaggi che sono riuniti, riassunti con un acronimo che si chiama GRASPS, che è nella slide successiva, Giordano, che ci dice: noi dobbiamo pensare a qual è l'obiettivo che i nostri studenti devono, un obiettivo del mondo reale, che i nostri poi studenti devono raggiungere. Quale ruolo devono assumere in questa sfida che noi lanciamo, in questo compito autentico che noi gli lanciamo? A chi è rivolto? Dobbiamo dargli un audience, a dire: pensa che tu hai queste persone che devi raggiungere con il tuo compito che ti ho dato. Qual è la situazione, un contesto reale, autentico, che quindi richiede un'applicazione nel mondo reale, e quale prodotto o performance o attività tu devi arrivare a produrre alla fine secondo determinati standard, determinati criteri di prestazione. Allora, facendo un esempio con Scratch, quali sono le prove che loro potrebbero mostrarci per farci capire che l'hanno capito veramente quello che stanno studiando? Io ho pensato a un esempio, adesso Giordano gli si raddrizzeranno i capelli perché è lui lo STEM educator e non mi sono consultata prima di pensare a questo esempio, però insomma, ad esempio, se noi volessimo che loro preparassero un quiz interattivo sulla fotosintesi clorofilliana, questo è l'obiettivo: preparare un quiz interattivo sulla fotosintesi clorofilliana. Qual è il vostro ruolo? Voi siete gli sviluppatori del software, gli sviluppatori che devono realizzare e costruire il quiz. Chi sono i destinatari? I destinatari sono i vostri coetanei che dovranno rispondere al quiz e cercare di ottenere il punteggio più alto possibile. Perché? Qual è la situazione? Perché gli insegnanti, questi simpaticoni, hanno pensato di realizzare un torneo fra diverse scuole, vincerà la scuola i cui studenti hanno ottenuto i punteggi più alti di tutti. Quindi la prestazione del prodotto che vi viene richiesto è di utilizzare la piattaforma Scratch online per preparare un quiz interattivo sui contenuti di studio che abbiamo già definito con la strategia della classe capovolta o comunque con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Voi dovete definire le domande, i criteri per l'assegnazione del punteggio e scrivere la spiegazione di come funziona questo programma per gli utilizzatori che possano capire di che cosa si tratta. Dobbiamo poi definire gli standard di successo, perché il vostro programma funzioni deve avere questi requisiti, ad esempio deve toccare tutti gli argomenti di studio, deve avere un aspetto chiaro e comprensibile, deve funzionare correttamente, perché se dopo due domande si esce dal programma vuol dire che non funziona, quindi deve funzionare correttamente e funzionare anche nel modo in cui voi avete detto che dovrà funzionare, perché avete scritto delle spiegazioni di funzionamento. Quindi è una sfida interessante per gli studenti. Voi capite che per arrivare a fare le domande devono sapere i contenuti, ma realizzare un compito in questo modo per loro diventa sfidante, diventa motivante. Che cosa ci serve ancora? Ci servono degli strumenti, e per questa sfida anche Giordano ci ha aiutato preparando alcuni strumenti che
vi mostriamo nella slide sotto, ecco, è importante che noi, questo non ve l'ho detto prima, esplicitiamo con i ragazzi quali sono i nostri obiettivi e quali sono i criteri con cui verranno valutati all'inizio di tutto questo, non alla fine. Perché è importante la progettazione inversa? Perché io devo definire già da subito dove voglio arrivare. Quindi devono capire i ragazzi a che cosa noi miriamo, perché vogliamo portarli a realizzare un programma con Scratch, okay? E che cosa ci può aiutare oltre, e qua lo dico perché siamo insegnanti, quindi sappiamo bene che non possiamo pensare di valutare tutto alla fine, no? Dovrà essere un processo, dovrà essere un percorso in cui noi abbiamo della raccolta delle informazioni, dobbiamo avere dei feedback dai ragazzi, dobbiamo dare dei feedback ai ragazzi in modo che sappiano orientarsi in quello che stanno facendo. E quindi il compito autentico si pone alla fine di un processo in cui però sono necessarie diverse modalità di raccolta di informazioni, dalle discussioni ai controlli della comprensione attraverso questionari, test, domande aperte, quesiti. Guardate che molto spesso far fare domande ai ragazzi ci aiuta a noi a capire se loro hanno capito oppure no. Cioè dalle domande che ci fanno capiamo il grado di comprensione dell'argomento da parte loro. Quindi mai sottovalutare anche queste cose che magari potrebbero sembrare perdite di tempo, non lo sono mai. Quindi noi abbiamo preparato una checklist orientativa rispetto al compito, una rubric, che è anche questo uno strumento principe, e sempre per approfondire vi invito al corso sulla valutazione di Daniela, e ricordare che comunque si tratta di un prodotto che arriva alla fine del processo. Ecco. Detto questo, deve essere chiaro che alla fine, per ottenere la valutazione sul lavoro, deve essere prodotto un programma con Scratch di cui ci parla Giordano. Dunque, allora, intanto Scratch, non introduco il software se non brevemente, perché in molti l'avranno già sentito nominare. È un software sviluppato dall'MIT, quindi il Massachusetts Institute of Technology, e è un software che ci permette di sviluppare tramite il coding, quindi la programmazione, in questo caso a blocchi, online ed offline, dei programmi che possono avere anche una elevata profondità, non solo superficiali, ma bisogna anche diciamo, conoscerlo piuttosto bene per saperlo utilizzare in maniera efficace. Abbiamo scelto Scratch intanto perché nel settore dell'educazione ha un'ampia diffusione già adesso, sia a livello curricolare che extracurricolare, e perché dà un'ottima base per un linguaggio computazionale e per lo sviluppo e con il compito autentico valutazione delle competenze digitali e molte delle competenze chiave europee. Intanto, perché abbiamo dato questo titolo, immagina, programma, condividi? Intanto perché programmare con Scratch vuol dire sviluppare la fase di progettazione, che è la parte più importante, non solo la fase di realizzazione. E per sviluppare una progettazione bisogna usare la creatività. Quindi andiamo a verificare delle competenze che lo studente deve per forza sviluppare e avere, altrimenti i programmi di Scratch sono tutti uguali, detta un po' come va detta. Permette di fare un remix di codici lavori progettati da altre persone in quella che è una galleria di idee condivise da una grandissima community. Quindi un riutilizzo creativo di quello che è la fase di rielaborazione, e quindi non solo un copia e incolla. Consente di includere quello che è l'errore come un processo chiave, in chiave migliorativa e non valutativa, quindi sbaglio
e mi aiuta, non sbaglio perché vengo valutato e quindi devo evitare l'errore. L'errore è funzionale allo sviluppo della competenza, permette di ricevere dei feedback dal docente e dai pari. Condivido la mia attività e quindi il mio programma, e quindi posso ricevere un feedback utilizzando le piattaforme online, semplicemente anche solo linkando il mio programma o la gallery dei miei programmi. E oltretutto è una palestra di cittadinanza. Vuol dire che mi permette anche di condividere e di fare mie, quindi sviluppare una competenza in quella che è una condivisione con tutti gli altri. Da cosa nasce questo progetto? Questo progetto è nato quando diciamo, la FEM ha deciso di sviluppare, mentre di solito si occupa di sviluppare dei percorsi curricolari o comunque dei format di persona, molto interdisciplinari, ma comunque generalmente di persona, o almeno è quello di cui mi occupo io, ci siamo dovuti organizzare per dare il nostro contributo a quello che era la didattica a distanza, soprattutto un po' confusionaria all'inizio del problema che tutti conosciamo della pandemia. Quindi nasce da una challenge che si chiama Biologia in un graffio. Essendo io un naturalista, mi sono chiesto perché non sviluppare un programma che permettesse di evidenziare delle parole chiave, delle competenze e di creare quello che è un transfer all'interno di Scratch, ma che non fosse il classico fine a se stesso programma di videogioco basato sul coding, perché lo sviluppo di un programma fine a se stesso si ferma lì, mentre l'interdisciplinarità di andare a inserire dei contenuti che non hanno a che fare con il linguaggio computazionale, ma con altre discipline, gli dà un ampio respiro. Quindi è nato come idea di programmare uno strumento e non come obiettivo finale. Quindi Scratch mi permette di fare qualcosa, ma non è la fine ultima del mio lavoro, del mio elaborato. Inserendo, come dicevo prima, contenuti e materie disciplinari, si può ampliare tantissimo a quello che è la vita delle competenze digitali inserite all'interno di tutte le materie. Quindi competenze chiave, competenze digitali fornite dal mio Scratch. L'altra cosa che su cui abbiamo ragionato è perché come compito autentico. Intanto perché Scratch ha una curva di apprendimento iniziale molto rapida. Questo permette a molti studenti, la maggior parte degli studenti, di iniziare a smanettare, quindi a fare hacking su programmi già attivi o programmi che iniziano a costruire pian piano in brevissimo tempo. Questo non vuol dire che ne hanno sviluppato una competenza, ma semplicemente è già un'attività molto pratica. Poi, come dicevo prima, è molto diffuso a livello curricolare, extracurricolare e mi permette di inserire in quasi tutte le competenze chiave europee. Inoltre, essendo un programma a blocchi e quindi un vero e proprio programma di coding, mi permette di sviluppare quello che è un framework di processo. Devo avere ben chiara quella che è l'idea di quello che dovrà essere dall'inizio alla fine il mio progetto, e quindi mi dà un ordine che potrei difficilmente avere se facessi le cose in maniera un po' confusionaria. Inoltre, il fatto che sia disponibile online e offline permette su diverse piattaforme, tra l'altro applicazioni, browser, software diversi, permette anche di lavorare qualora offline. Gli obiettivi del progetto. Allora, intanto utilizzo di Scratch come strumento per il flipped learning. Quindi quello che vogliamo fare non è andare a divulgare Scratch di per sé, ma andarlo a utilizzare come strumento per andare a creare quello che è il compito autentico nella fase finale
per facilitare il feedback, per facilitare quella che è la parte di elaborazione anche per gli studenti, supportare gli insegnanti nel tutoring, nel tutoraggio dell'utilizzo, intanto nel tutoraggio dell'utilizzo della metodologia del flipped learning, del compito autentico, ma soprattutto di creare dei punti focali da utilizzare per aiutare gli studenti nello sviluppo di un programma con Scratch in cui inserire parole chiave, contenuti disciplinari e quant'altro. Inoltre, il fatto di creare dei materiali ampliabili anche con la partecipazione di quelle che sono i partecipanti alla nostra sfida. Abbiamo deciso, lo vedrete a breve, di sviluppare questa sperimentazione tramite una sfida un po' in stile FEM e quindi ampliare quello che è un grosso database di una sperimentazione che ci ha portato a lavorare su Scratch in maniera interdisciplinare. Proprio per questo abbiamo creato intanto una classroom di cui vedete il codice dopo verrà riportato nelle slide, anche in fondo alle slide, e abbiamo deciso di lavorare su quindi matematica, le competenze disciplinari. Scratch si può utilizzare in decine di lingue, quindi anche come competenza di seconda lingua, e problem solving, imparare ad imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità, che sono, come dicevo prima, le competenze chiavi, oltre a una grandissima base di quello che è la parte digitale. Il processo che abbiamo deciso di sviluppare nella nostra sfida. Allora, intanto, la prima cosa da decidere è qual è il bisogno formativo a cui andiamo incontro, che vogliamo trasformare, elaborare? Bisogna scegliere qual è l'argomento disciplinare per sviluppare poi dopo tutta la parte del flipped learning e quindi anche lo sviluppo didattico vero e proprio. Identificare abilità e competenze che io voglio valutare nell'elaborazione dello studente. Bisogna definire una rubrica e livelli di competenza. Quindi questa rubrica, come dicevano prima Laura, ci diceva Laura, che poi andrà condivisa con gli studenti, deve essere ben chiara, prima di tutto, nella testa dell'insegnante, del docente. Capire quanto l'argomento deve essere ampio, può essere molto complesso creare un compito autentico di un'elevata profondità con qualsiasi strumento e Scratch non è da meno. È un programma che è adatto, noi abbiamo deciso di sviluppare per la seconda parte delle primarie, quindi dagli 8 anni in su, per le secondarie di primo grado, ma è assolutamente adatto anche alle secondarie di secondo grado, soprattutto per quelle scuole che hanno uno sviluppo della parte di programmazione che non è molto approfondito. Inoltre ci permette di dare, cioè dobbiamo chiarire che cosa dire allo studente. Bisogna avere chiaro in testa anche quali saranno le caratteristiche del programma che dovremo far produrre allo studente. Non bisogna lasciare al caso, nel caso possano sorgere dubbi su come il programma deve essere sviluppato, quindi come deve essere la forma del mio programma. Bisogna identificare gli indicatori per lo studio della progettazione, selezionare gli esempi per la modellizzazione, quindi qui si torna alla metodologia, alla strategia didattica del flipped learning e suddividere in fasi l'intervento formativo. Non si può pensare che uno studente possa elaborare anche tramite uno strumento un compito autentico senza andare a dargli un supporto. Proprio per questo abbiamo deciso di supportare gli insegnanti nel tutoring e creare dei feedback nella fase di sviluppo. Bisogna anche rendersi conto che progettare la lezione capovolta è soprattutto nella fase iniziale una delle parti più importanti, perché per riuscire a riprodurre quello che è un compito autentico
Bisogna anche avere idea di quali siano gli argomenti chiave, lo studente deve avere dei buoni materiali su cui studiare, bisogna creare un video in cui bisogna introdurre l'argomento disciplinare, bisogna far capire qual è il framework per il compito autentico, bisogna anche chiarire qual è il risultato finale che l'insegnante e come verrà valutato questo risultato finale. Bisogna anche fornire degli esempi. Noi abbiamo fornito, li troverete nel nostro ambiente di Google Classroom, degli esempi che abbiamo anche pubblicato sul nostro YouTube di come sviluppare un compito autentico con Scratch, e bisogna soprattutto affiancare e supportare lo studente nelle sue parti di studio, di formazione. Bisogna impostare quello che è il compito autentico, definendo come dovrà essere elaborato, dare indicazioni sui passaggi ed esplicitare i criteri di valutazione. Consegna della rubric. La rubric non è un materiale che serve solo al docente, ma la fase più importante è quella di rendere conscio lo studente di quelli che sono i livelli di valutazione a cui può aspirare e quali sono le richieste del docente. Quindi non chiarire una volta identificato, fatto un compito o fatto tutto, che cosa si cercava dallo studente, ma che lo studente abbia la possibilità di sapere prima in che direzione deve andare. E altra cosa che ho rimarcato anche prima, rendere pubblico il risultato, come nella nostra sfida, è fondamentale, sia nella condivisione tra pari, ma anche per andare a creare quello che è un database di grandi di programmi spiegati e resi comprensibili per tutti gli altri studenti che non fanno parte della classe. Questo cercheremo anche un po' di fare noi di FEM. Quindi bisogna intanto dare un feedback allo studente, non si può creare un compito autentico senza poi dare anche una spiegazione di ciò che è una valutazione di ciò che lo studente ha sviluppato. Bisogna riprendere i concetti chiavi, bisogna creare delle sessioni, soprattutto se è a distanza, bisogna trovare il modo di creare delle sessioni per un feedback in piccoli gruppi con la classe, valutare l'elaborato utilizzando la rubrica che abbiamo dato allo studente, se no non avrebbe una funzionalità, e si può raccogliere in una gallery tutti i lavori degli studenti in modo che siano disponibili. Un esempio che vi faccio vedere in questo momento brevemente è uno dei due esempi che abbiamo pensato di sviluppare, mentre quello nativo era quello di utilizzare di creare una lezione interattiva per l'apparato respiratorio per gli studenti, abbiamo sviluppato un piccolo programma che mi permette di creare quella che è un piccolo gioco sulla duplicazione del DNA. Io lo faccio partire, si vanno a creare le basi azotate vanno riordinate in base alle informazioni chiave che gli studenti devono avere estrapolato dai materiali che gli abbiamo fornito, quindi come accoppiare le basi azotate. Nel caso io, cliccando la mia campanellina, non abbia copiato nel modo giusto le basi azotate, mi vengono quelle che sono le possibili mutazioni. Mi viene chiesto quale fase avviene ora nella fase di duplicazione del DNA, io inserisco i DNA ligasi, nel caso, ripensaci, c'è un problema, qual è? DNA e ligasi. Molto bene, ora si sviluppa quello che è la elicasi, cioè vado a tagliare e a formare tramite l'elicasi, l'enzima, e poi non devo reincollarla in questo momento, quindi la polimerasi non funziona e quindi mi crea delle problematiche. Quindi ho già introdotto le basi azotate, le elicasi, la polimerasi, segue la DNA polimerasi.
La DNA polimerasi, in questo caso, mi permette di creare che cosa? Una doppia catena nel momento in cui io vado a lavorare con la polimerasi, sbaglio, perché non funziona, scusate, con l'elicasi, in questo caso non funziona l'elicasi, e quindi dici accidenti, stai sbagliando, stai creando delle possibili mutazioni. Nel caso io vada a incollare, mi dice che è corretto perché sto andando a ricreare il doppio filamento del DNA. Alla fine mi dice quante mutazioni posso aver creato, e quindi si introduce il concetto di possibile mutazione. Questo è un piccolo esempio di come una scratch possa essere utile per introdurre dei concetti chiavi, in questo caso, essendo io naturalista, di scienze. Proprio per questo, quello che anticevamo prima, abbiamo deciso di sviluppare una sfida, una challenge. Questa challenge diciamo, in questa challenge bisognerà utilizzare quello che è il materiale fornito per definire un compito autentico per la strategia del flipped learning, in cui gli studenti dovranno realizzare un progetto interattivo con Scratch. Quindi materiale per i docenti, sviluppo del compito autentico per gli studenti. Nel nostro ambiente di Google Classroom ci saranno tutti i dettagli di come, step by step, come avete visto in precedenza, li abbiamo un po' annunciati. Creare un supporto agli studenti per andare a sviluppare il compito autentico. Metteremo a disposizione anche un link di Drive per chi non utilizzerà Google Classroom, e tutti i progetti saranno resi disponibili e condivisi tra i partecipanti. Quindi andiamo a creare un database di materiali da poter utilizzare nella fase iniziale del flipped learning, da dare come materiale per nuove lezioni. Quello che vedete qua sono le informazioni e i materiali, l'ambiente Google Classroom, il codice è questo, la scheda, trovate una scheda del processo alla sfida step by step, dei video tutorial sul percorso, quattro piccoli video tutorial, un esempio di rubrica, un documento sperimentale definito tassonomia di Scratch, perché abbiamo utilizzato quella che è la tassonomia di Bloom 2.0 per andare a creare un po' di ordine nell'elaborazione di una tassonomia per Scratch. Abbiamo una prima fase, una seconda fase tramite l'infografica verrà pian piano elaborata man mano che speriamo partecipino molti alla nostra sfida, e degli esempi, come quello che avete visto prima, sul compito autentico a distanza. Detto questo, nel caso ci siano delle domande. Allora Giordano, interrompo io un attimo, volevo dire che se c'è qualcuno che non insegna alle scuole superiori può essersi spaventato vedendo la complessità del gioco sul DNA, ma credo che sia insomma chiaro per tutti che ognuno lo fa a seconda del grado di scuola in cui insegna, per cui Assolutamente sì, non è assolutamente. richiesto assolutamente la complessità che avete visto in quell'esempio che ci ha fatto Giordano, ma può essere tarato veramente su tutti gli ordini di scuola e su tutti i nostri ragazzi che l'abbiano già almeno un po' conosciuto, ecco, Il grande insomma. vantaggio è proprio che siete voi a dover tarare su quello che volete che i vostri studenti vi diano come ritorno. Quindi le competenze le dovete scegliere voi, dovete scegliere voi tutto, noi vi diamo un'idea e un supporto con un programma scaricabile gratuitamente, quindi trovabile su tutte le piattaforme, quindi molto facile da reperire. Si può scaricare, si può anche fruirne direttamente online e questo ci facilita molto perché possiamo andare a cercare degli esempi di come altri magari hanno risolto lo stesso problema o hanno affrontato lo stesso argomento, quindi diventa proprio fonte di ispirazione e di riutilizzo creativo del codice di cui parlava prima Giordano. E poi aggiungo, Giordano, a proposito della rubrica di cui hai parlato, che nel percorso vengono offerti anche due strumenti di valutazione già pronti, che sono stati elaborati e quindi è già anche un imprinting, insomma, di quello che si potrebbe fare. Poi naturalmente possono essere adattati in base all'età, in base agli obiettivi che si vogliono raggiungere, però insomma sia un modello di riferimento
da poter dare agli studenti contestualmente all'inizio della prova, come dicevano Laura e Giordano, è molto importante e soprattutto non dimentichiamoci che in questo momento di didattica, insomma, fatta attraverso il digitale, avere anche dei compiti che riescano ad agganciare un po' la motivazione degli studenti, che non siano strettamente vincolati al raggiungimento di un voto, ma siano invece vincolati a un obiettivo concreto, verificabile, diventa un gancio molto importante. Assolutamente, e rispondo a una domanda che ci è stata fatta. Sì, la condivisione diciamo, della produzione di quello che è il compito autentico con una sua spiegazione, la cosa fondamentale è far sì che le altre persone che utilizzano il programma riescano a capire come farlo funzionare e a comprendere quali sono gli obiettivi. Quindi questa condivisione va fatta sulla nostra piattaforma Classroom. Come dicevo prima, metteremo a disposizione anche una cartella di Drive nel caso qualcuno non utilizzi Classroom, all'interno della quale poter mettere anche solo fosse un foglio di Google Doc con il link di una gallery, se avete creato una gallery di diversi compiti autentici, un link del compito autentico su Scratch e la spiegazione di questo da poter condividere e da creare un database tutti assieme. Ecco, vorrei anche magari specificare un attimo, la Classroom è per i docenti, quindi se poi voi avete bisogno di un Google Classroom per gli studenti, scrivete al SEN, ma in questa Classroom troverete i materiali e il supporto a tutti i docenti che accetteranno questa sfida di compito autentico con Scratch, insomma. Quindi, per iscriversi è sufficiente col vostro account Gmail andare ad aggiungervi alla Classroom con il codice che ha scritto Giordano in questo slide. Beh, io direi, controlliamo se ci sono delle altre domande, ma in generale, per tirare le fila della giornata di oggi, abbiamo inteso, insomma, costruire un'attività, insomma, un webinar, che facesse appunto un passo in più, ossia che, a partire da alcune metodologie che sono abbastanza innovative, ma quasi diremmo di accezione comune, perché il flipped learning è di fatto una metodologia di cui si è iniziato a parlare da un po' di tempo e che man mano sta prendendo un po' l'uso nella nostra scuola, unita ad un linguaggio di programmazione a blocchi che oramai da qualche anno è stato introdotto, soprattutto nella scuola primaria, rispetto alla scuola secondaria, però diciamo che è un po' di tempo che è masticato dal nostro sistema scolastico. Si tratta però di concetti abbastanza recenti e di strumenti anche che richiedono una buona pratica, e capiamo che se appunto l'obiettivo è quello di agire sulla motivazione e dare un contesto informativo agli studenti che poi sono quindi, diciamo, più vicini al risultato, all'obiettivo di formazione e all'obiettivo disciplinare che ci si pone, e quindi usando appunto questo sistema di gestione dell'interazione e di condivisione delle informazioni come quello del flipped learning, insieme ad diciamo, un linguaggio più vicino al loro modo di, se vogliamo parlare, se vogliamo dire che il linguaggio di programmazione a blocchi è una nuova lingua, come in generale un linguaggio di programmazione può essere, allora capiamo che si tratta di un'opportunità. È evidente che queste opportunità non sono sempre percorribili in maniera facile, che non possono sicuramente sostituire tutti i modi, tutte le interazioni con i nostri studenti, ma appunto in casi particolari e su progettualità specifiche, in questo caso STEM, perché si presta all'ambito STEM
ad essere sì, decodificato in processi che poi possono essere appunto trasferiti in flussi di programmazione a blocchi, ma un po' tutto può prestarsi a questo tipo di scomposizioni in fattori. Non si diventa programmatori Scratch o non si costruisce una lezione in Scratch in modalità flipped da un giorno all'altro, ma questi stimoli che noi condividiamo in questo periodo serve appunto per approfondire e dare visibilità a delle opportunità per i docenti che possono quindi poi o attraverso le nostre attività o in generale con dei tutorial, con delle occasioni di formazione, adottare alcuni di questi spunti nelle proprie lezioni. Comprendiamo che alle volte possano essere delle lezioni più faticose da costruire, ma da una parte capiamo che in questo periodo di educazione a distanza i docenti presenti qui, Daniele e Laura, hanno anche attività con degli studenti, quindi mi sapranno dire loro anche più di quello che vi sto dicendo io, voi tutti sarete immersi in questa necessità di ingaggiare gli studenti in attività a distanza, che decisamente in questo periodo non può essere frontale, e quindi questa fatica di entrare in un mondo come quello della programmazione a blocchi o della inversione della condivisione delle informazioni è alle volte inevitabile, diventa abbastanza inevitabile. Quindi noi siamo assolutamente a disposizione, a partire da oggi condivideremo anche altre informazioni, modalità, tutorial, accompagnamento nelle nostre Google Classroom, ma di fatto è un nostro modo di supportare questa scelta che oramai sta diventando sempre più inevitabile di costruire dei processi di apprendimento condivisi con gli studenti che prendono insomma il frutto delle metodologie che più dimostrano essere efficaci in termini assoluti e probabilmente le più appropriate in questi periodi a distanza. Non so voi, Daniele e Laura, cosa ne pensate? Siete entrambi senza microfono. Allora, qualcuno stava chiedendo se il flipped learning può essere usato tutti i giorni. Secondo me sì, soprattutto in questo momento, secondo me la cornice capovolta può essere molto valida perché in qualche modo si organizza un'attività asincrona che gli studenti possono svolgere in autonomia da casa con un'attività sincrona che invece può servire utilmente per restituire feedback, per condividere, per collaborare sia tra docente e studente, ma anche tra studenti tra di loro. E questo percorso offre un po' tutte queste possibilità. Può essere anche un'occasione per chi non l'ha mai sperimentato per vedere come funziona la didattica capovolta e se effettivamente può essere un approccio efficace nelle proprie discipline. Può anche essere un'opportunità per fare un'attività interdisciplinare, quindi mettere in contatto docenti di diverse discipline e lavorare insieme a loro su un progetto comune, condiviso, insomma, che agganci l'attenzione degli studenti, la motivazione, che li faccia produttori. Quindi, insomma, mi sembra molto importante. Sì, io mi aggancio a questo che ha detto Daniela. Ho visto qualche domanda sul fatto se si può anche Scratch usare alla scuola secondaria di primo grado. Allora, devo dire che le maestre si lanciano molto volentieri di solito in queste opportunità. Credo che ci sia bisogno sempre di più di ampliare la partecipazione e di favorire la produzione da parte di ragazzi di prodotti digitali come quelli che si possono ottenere con Scratch, perché comunque Scratch è per i ragazzi facile da imparare, quindi loro che vanno molto spesso a rielaborare cose che ci sono bravi a fare queste cose, sicuramente si sentono motivati ad affrontare anche dei percorsi che noi possiamo poi
renderli complicati mettendoci dentro dei contenuti disciplinari, per cui, come dire, la sfida diventa doppia per noi come docenti e per loro come studenti. E sicuramente si possono utilizzare, avete visto come ha fatto Giordano prima, anche per costruire cose molto complicate e quindi anche per i ragazzi più grandi. E non ci sono controindicazioni, anzi, tutt'al più ci sono delle indicazioni nell'andare ad utilizzarlo. Quello che ci tenevo a specificare è che il fatto di sperimentarlo dal punto di vista scientifico è stata una mia scelta, nel senso che quello che noi cerchiamo di portare avanti è una sperimentazione per tutte le discipline, cioè un insegnante, un docente disciplinare che vuole svilupparlo per sviluppare qualcosa di interattivo per la sua disciplina può utilizzare Scratch come strumento e sperimentarlo con noi. Quindi la parte interessante per noi, e spero anche per voi, è quella di andare a portare avanti una sperimentazione assieme, materie umanistiche, materie tecniche, materie scientifiche, un po' di tutto, tutto ciò in cui vogliamo andare a creare un'interattività per i nostri studenti e permettergli di sviluppare un compito autentico, molto interattivo, e per valutare le loro competenze, ecco qui. Interviene Scratch e qui interviene la nostra sperimentazione. Quindi non solo perché io faccio una deficienza, la mia particolarità e la mia specializzazione, tutti pensassero che si può utilizzare solo per scienze. Si può utilizzare per scienze, ma anche per tutte le altre discipline. E noi su questo vi daremo supporto perché appunto nei prossimi appuntamenti cercheremo di appunto dare continuità e fare tanti altri esempi applicativi per continuare su questo filone, visto che appunto si tratta di uno strumento che può davvero aiutare in questo periodo a distanza. Allora, se non ci sono altre domande, vi rimandiamo ai nostri canali, appunto sia quello della Google Classroom sulle nostre pagine dedicate, con anche una curatela, diciamo così, di tutorial, esempi e strumenti di applicazione di questo tipo di ambienti appunto che usano il linguaggio di programmazione e quando possibile abbinato a delle metodologie afferenti al flipped learning. Vi diamo appuntamento quindi sul nostro sito web che è www.fem.digital, alla nostra newsletter, ai canali social della nostra pagina Facebook e al canale dedicato alla didattica a distanza e vi diamo appuntamento al palinsesto dei nostri prossimi webinar. Io saluto tantissimo Giordano, Laura e Daniela, vi ringrazio per questa sessione di oggi e saluto tutti quanti voi che ci avete seguito finora. A presto, grazie. Ciao a tutti.